Ciao a tutti, sono Daniele Camponeschi e vi sto parlando dal centro di paracadutismo di Nettuno e come potete vedere sono seduto sull'aereo che viene normalmente utilizzato per fare i lanci. Io sono un istruttore di questo centro, salto da circa 30 anni e ho al mio attivo circa 4300 lanci. Come si diventa paracadutisti? In una maniera semplicissima, basta rivolgersi a una delle numerose scuole sparse sul territorio nazionale come questa dove ci troviamo oggi. I requisiti per diventare paracadutisti sono pochissimi, basta avere 16 anni e in quel caso ci vuole l'autorizzazione di entrambi i genitori, oppure 18 anni e in quel caso si può andare liberamente, una visita medica che attesti l'idoneità al paracadutismo e un'assicurazione lancistica. L'allievo paracadutista viene portato direttamente in quota a 4000 metri, accompagnato da due istruttori nel suo percorso che lo porterà ad essere un paracadutista completamente autonomo. Il metodo AFF, che significa Accelerated Free Fall, significa metodo accelerato in caduta libera, perché si svolge direttamente dal primo lancio in caduta libera. Il corso è suddiviso in 7 livelli. Attraverso questi 7 livelli si acquisiscono le capacità tecniche per essere completamente autonomi una volta usciti al di fuori dell'aereo. Come ci si può avvicinare tranquillamente e in tutta sicurezza al paracadutismo? Da qualche anno c'è un metodo che funziona a perfezione. Questo metodo è il lancio in tandem. Dopo una preparazione brevissima, non più di 10-15 minuti, il passeggero, perché così viene chiamato, viene imbracato e assicurato all'istruttore di paracadutismo attraverso 4 ganci e il passeggero prova assolutamente tutte le stesse emozioni e vive la caduta libera così come la vive il paracadutista. Quindi lui in quei 45-50 secondi è un paracadutista a tutti gli effetti. Il grosso vantaggio è che non si deve preoccupare dell'apertura del paracadute perché a quello pensa l'istruttore. In seguito, se questa esperienza è stata positiva, ha la possibilità di iniziare il corso prelancistico che lo porterà ad effettuare lanci in caduta libera con il proprio paracadute. Mi auguro di vedervi presto e vi lascio con la speranza di poter essere io magari il vostro istruttore nei vostri prossimi lanci.